Ben ritrovati a tutti i telespettatori e a tutte le telespettatrici di Patrimoni. Questa è la prima trasmissione televisiva interamente dedicata al mondo del wealth management e del private banking. Subito gli argomenti, il menù della puntata di oggi. Per la sezione scenari cercheremo di capire quali sono le regole d'oro in questo momento per investire, soprattutto quando il target è la clientela più benestante. Per quanto riguarda le idee di valore, parleremo di collezionismo, dai francobolli alle monete. Anche qui, quali sono le regole per non sbagliare? Nella terza e ultima parte della puntata di oggi, per quanto riguarda i nostri dialoghi sui patrimoni, prenderemo spunto dalla bella iniziativa del presentatore Carlo Conti, che qualche giorno fa, in conclusione del Festival di Sanremo, ha deciso di donare ben 100.000 euro ai terremotati. E allora parleremo proprio di beneficenza, perché sapete che ben 9 milionari italiani su 10 fanno beneficenza. Cercheremo di capire qualcosa di più. Partiamo subito però con il nostro faccia a faccia per quanto riguarda gli scenari. Lo dicevo, oggi il tema sono le regole d'oro degli investimenti. Saluto Andrea Pennacchia, direttore generale di IV Bank Private Investments. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E saluto a completare il nostro faccia a faccia il dottor Saverio Perissinotto, direttore generale Intesa San Paolo Private Banking. Benvenuto dottor Perissinotto. Buonasera, grazie dell'invito. Partiamo immediatamente dal dottor Pennacchia. Siamo in un contesto di mercati piuttosto turbolenti, tanti rischi, ne abbiamo parlato a lungo nelle prime puntate di questa nuova edizione di Patrimoni. Ci sono tre regole d'oro che in questo momento state dando a tutti i vostri consulenti, ai private bankers, per indirizzare al meglio la clientela? Ma allora, in questo momento il contesto vede da un lato una domanda molto forte di porti sicuri da parte della clientela. Al tempo stesso l'offerta di rendimento non è così ricca e non è sempre così facile da trovare sul mercato. Questo è il motivo per cui non esiste una soluzione unica per tutti i clienti. Bisogna cercare soluzioni personalizzate, bisogna cercare diversificazione dell'offerta dei migliori prodotti esistenti sul mercato. In questo contesto, quindi, quali sono le tre regole d'oro che valgono per i consulenti finanziari, ma valgono ovviamente anche per i clienti? La prima sicuramente è la diversificazione. C'è un detto in finanza che dice mai mettere tutte le uova nello stesso paniere, è molto vera. La seconda regola, a nostro avviso, sicuramente è cercare più che mai un equilibrio tra il profilo di rischio, l'obiettivo di rendimento del cliente e l'orizzonte temporale. L'orizzonte temporale in particolare in questo momento è molto importante, perché è nel lungo termine che si esprimono quelli che sono i valori intrinseci in un investimento. E infine, elemento anche questo molto attuale, è dominare l'emotività. Dominare l'emotività non è una cosa facile, c'è il rischio di fare scelte azzardate. In questo caso il consulente finanziario è colui che deve in qualche modo essere fianco a fianco al cliente proprio per aiutarlo su questo fronte. E allora, sulla diversificazione sarebbe davvero impossibile non concordare, vero dottor Perissinotto? Questa è davvero una regola d'oro quando si parla di investimento. Purtroppo il fatto che gli italiani siano molto ignoranti in finanze, questo vale purtroppo per tutti, sia coloro i quali hanno poco patrimonio che coloro i quali invece ne hanno decisamente di più, sanno poco di diversificazione. È un concetto che ancora non è stato del tutto assimilato. Per quanto riguarda le altre due regole d'oro che ha appena illustrato Pennacchia, è d'accordo? E quali sono le vostre tre regole d'oro? Allora, grazie per la domanda. Quello che dice il collega è assolutamente condivisibile. Io credo che oggi il vero tema sia la conoscenza degli obiettivi dell'investimento che ogni cliente ha. Ogni cliente ha una storia patrimoniale diversa e credo che il grande ruolo dei nostri consulenti, dei nostri private bankers, sia quello di conoscere bene quali sono gli obiettivi che il cliente ricerca. La seconda regola che mi sembra importante è quella di, in un contesto come quello attuale, con tassi di interesse molto bassi, compressi molto verso il basso, è necessario allungare l'orizzonte di investimento. Mentre in pratica prima, cosa vuol dire? Pensare di investire per i 10 anni? Pensare di investire per avere degli risultati che non si possono apprezzare mese per mese, ma che devono essere collocati in un arco temporale più lungo. La ragione è molto semplice, i tassi sono molto bassi, per cui il livello delle cedole non riesce a assorbire delle eventuali variazioni delle altre componenti del patrimonio diversificato a cui facevamo riferimento precedentemente. La terza cosa è che
chiaramente la vita di un patrimonio si muove in funzione dei mercati, delle esigenze del cliente stesso. Ecco, credo che uno dei principali ruoli, principali doveri di un consulente è quello di essere vicino al cliente in tutta il percorso della vita patrimoniale, e lì ci sono dei momenti in cui bisogna sopperire magari con prodotti diversi, con esigenze di finanziamento. Quello credo che sia un qualche cosa di importante che si apprezza nel medio lungo periodo. E allora, dottora Perissinotto, alla luce di quello che ci ha appena detto, di queste tre regole, come state orientando nel 2017 i prodotti per la clientela più benestante, più abbiente? Se qualcosa è cambiato rispetto agli anni scorsi? Guardi, la clientela più benestante, maggiormente abbiente, non cerca un prodotto specifico, ma cerca delle soluzioni che sono veramente fatte secondo le esigenze di ogni cliente, per cui è difficile dire... Un po' come gli abiti sartoriali. Esattamente, è difficile dire che esiste un prodotto magico. Quello che io le posso dire con una ragionevole certezza è che quando guardiamo i numeri e le statistiche, i portafogli, i patrimoni che sono gestiti in maniera professionale hanno dei rendimenti infinitamente superiori ai patrimoni generalmente abbandonati al fai da te, o quello che noi chiamiamo il risparmio amministrato. Ecco, quindi credo che questa sia una delle cose su cui in questo momento stiamo insistendo, e cioè cerchiamo di convincere i nostri clienti nel loro interesse che avere una politica di portafoglio investita in maniera professionale, in architettura aperta, con i migliori prodotti del mondo, rispettando le esigenze di ogni cliente, sia nel medio periodo infinitamente più vincente che non tenere dei titoli fermi nel cassetto e ragionare come un cassettista. È d'accordo, dottor Pennacchia, però non sembra facile, perché appunto si tratta, è vero che poi si tratta di numeri piuttosto limitati, clienti davvero abbienti, però vuol dire arrivare a una precisione davvero sartoriale, come dicevamo, per commentare la risposta del dottor Perissinotto. Voi in che direzione state andando? Ma allora, sono molto d'accordo sul fatto che soprattutto i patrimoni di maggiore dimensione hanno e necessitano di soluzioni molto personalizzate. Nella nostra esperienza, noi come banca, facciamo parte del gruppo Ibanca, siamo specializzati nella gestione degli investimenti e lavoriamo sulla consulenza, ma anche sul banking e anche sul trading online. Quindi la nostra è una realtà, come dire, un po' particolare, molto ampia come gamma di offerta. Concentrandosi sulla consulenza, anche nel nostro caso, noi abbiamo una prevalenza di clientela upper affluent, quindi di un taglio chiaramente non high net worth, quindi di clientela benestante, ma con patrimoni. Specifichiamo la differenza magari per allora, chi ci diciamo segue. Che normalmente sui patrimoni high net worth si va oltre i 10 milioni di patrimonio, sulla clientela private che noi abbiamo al nostro interno parliamo invece di patrimoni importanti, magari da 3, 4, 5, 6 milioni di euro, e abbiamo invece patrimoni upper affluent che possono essere nell'ordine dei 500, 700, 1 milione di euro. Ecco, diciamo che premesso che tutte le esigenze finanziarie di qualsiasi cliente, anche le del cliente retail, sono assolutamente meritevoli della massima attenzione, il tipo di prodotti possono essere un po' diversi. Noi nel nostro caso abbiamo una componente molto elevata di risparmio gestito, legata praticamente in modo amplissimo all'offerta presente sul mercato, con 60 case di investimento. Il dottor Perissinotto richiamava la piattaforma aperta, che è assolutamente un elemento di valore da proporre, questo è il nostro stile di investimento. Sul fronte invece private, quindi della clientela di tascia più alta, abbiamo invece un sottoinsieme della nostra rete di consulenti, li chiamiamo Wellbanker, che offrono servizi personalizzati sfruttando l'appartenenza al nostro gruppo, al nostro azionista unico UbiBanca, quindi con servizi più avanzati di corporate advisory piuttosto che di pianificazione successoria e così via. Lei prima, dottor Pennacchia, nell'ambito delle tre regole d'oro per investire in questo momento, ha citato la gestione dell'emotività. E questo ci riporta subito al tema che abbiamo trattato nella prima puntata della nuova edizione di Patrimoni, ovvero i robo-advisors. Beh, qualcuno dice, con mercati in preda alla volatilità, che è tornata a riaffacciarsi, serve qualcuno, guarda caso gli algoritmi, che non si facciano prendere dall'emotività e che siano al massimo razionali, cosa meglio dei computer.
cosa sta cambiando e come sta cambiando, soprattutto per quanto riguarda il mercato del private banking e in generale della consulenza, il robo advisor. Per il momento i numeri in Italia sono piuttosto piccoli, l'avevamo detto, 2 miliardi, forse si arriverà nel 2020 a 20, ma saranno già delle, diciamo, stime piuttosto audaci. Qual è la sua opinione? Ma allora guardi, allora intanto la tecnologia in generale sta aumentando, come dire, l'asticella del livello di qualità richiesto a tutti gli operatori di questo settore finanziario e ai consulenti finanziari. Questo perché la disponibilità di informazioni è sempre più ampia nei confronti dei clienti e quindi necessaria un'interazione sempre più forte. Questa è un'opportunità ma anche un rischio. È un'opportunità perché da un lato consente di approfondire la relazione tra cliente e consulente finanziario. Dall'altro lato è proprio un rischio perché rischia di far cadere a volte l'investitore, il cliente, in quella trappola, no, dell'emotività. Ecco, io personalmente, ma noi siamo convinti che quando si parla di gestione professionale degli investimenti, la relazione umana resterà imprescindibile. Lo dicevamo anche prima, io lo condivido, ogni cliente ha una storia a sé stante. Questo non vuol dire che la tecnologia non sia importante. La tecnologia è un fattore abilitante, è un fattore che può aiutare la relazione liberando tempo per il cliente e per il consulente finanziario, aumentando quindi la qualità del rapporto tra consulente e cliente e infine dando la possibilità di rendere la relazione più efficiente al passo con i tempi. Alcuni parlano di robo for advisor nel caso della consulenza finanziaria, si può chiamare in tanti modi diversi. Noi nel nostro DNA come IV Bank Private Investment abbiamo tutte e due queste anime, abbiamo la tecnologia che ci nasce dal trading online e il DNA della consulenza, della relazione umana, vanno messi insieme. Tra nemici o amici, mi sembra di capire che lei scelga la strada dell'amicizia tra consulenti in carne ed ossa e quelli algoritmici. Sentiamo cosa ne pensa il dottor Peressinotto. E voi come vi state ponendo nei confronti del robo advisory? Allora, il tema è un tema di grandissima attualità. È chiaro che le nuove tecnologie e l'utilizzo della tecnologia anche nei mestieri della consulenza finanziaria oggi stanno diventando una materia prima a disposizione di tutti. L'informazione è oggi estremamente disponibile e anche facilmente utilizzabile. Esistono oggi un certo numero di applicativi completamente gratuiti in cui lei può caricare il suo portafoglio di valori mobiliari e avere un calcolo della performance, degli indici di rischio in maniera molto semplice. Io le do il punto di vista di chi fa il mestiere del private banking in un paese come l'Italia. Noi abbiamo una clientela che secondo me è difficilmente transitabile tutta su un sistema di altissima tecnologia eliminando il rapporto umano. Parliamo di un paese latino in cui il ruolo del consulente resta secondo me assolutamente centrale. Per cui scusi, io vedo un futuro in cui il private banker è sempre centrale alla relazione con il cliente che a sua volta utilizzerà delle nuove tecnologie che saranno utili nello sviluppo della relazione. Non credo in un paese come l'Italia in cui avremo un utilizzo massiccio con volumi importantissimi del robo advisor. Certo, è un qualche cosa da guardare con attenzione e va colto come un'opportunità per rendere il nostro mestiere più efficace, più moderno e talvolta anche più semplice nel dialogo con la clientela. Insomma, sono decisamente ottimisti i nostri due ospiti, protagonisti del faccia a faccia di oggi di Patrimoni, per quanto riguarda il futuro della consulenza e soprattutto la coabitazione con gli algoritmi. Siamo quasi in conclusione della fascia dedicata agli scenari, come è andato il 2016, per quanto riguarda il settore specifico del mondo della consulenza per la clientela più abbiente. 2016 è stato un anno non necessariamente semplice per come sono andati i mercati finanziari, soprattutto diciamo dalla parte europea e per tutte le varie scadenze politiche che l'hanno caratterizzato. Detto questo, noi abbiamo avuto un anno abbastanza felice con numeri in crescita sia per quanto riguarda i ricavi e soprattutto con numeri in sostanziale forte crescita per ciò che riguarda la raccolta netta. Abbiamo
raggiunto livelli di raccolta netta record rispetto al passato, e questo è chiaramente una fonte di ottimismo, perché per noi questo è il vero termometro. Se una banca private funziona bene, se riesce ad accrescere le masse in amministrazione e in gestione, quindi da questo punto di vista siamo contenti. Adesso, come sempre, il 2017 è un altro anno e vedremo come vanno le cose. E allora voglio sentire anche come è andata per quanto riguarda i WBank. Ma allora, noi siamo molto soddisfatti. Il 2016 è stato per noi il primo anno pieno dopo la fusione di queste due realtà, quindi dell'online banking e il trading online da un lato e i consulenti finanziari dall'altro. È stato un anno proficuo perché siamo riusciti a creare quel valore che ci aspettavamo nell'interazione tra questi due modelli. Molti nostri clienti online oggi operano con i nostri consulenti finanziari. È stato per noi anche un anno di crescita in termini di raccolta netta, in un mercato peraltro, quello delle reti, che continua a crescere in modo direi molto molto positivo. Siamo stati a fianco ai nostri clienti in un anno direi volatile, non semplice. Quel tema dell'emotività non è stato semplice da gestire. Pensiamo agli eventi di inizio anno con l'andamento turbolento dei mercati, pensiamo alla Brexit. Ecco, in quei casi è stato importante riuscire a stare a fianco ai clienti. Aggiungo solo dicendo che il 2017 sarà un altro grande anno di sfida a fianco ai nostri clienti. Sembra impostato, diciamo, con dei buoni presupposti, i dati macro iniziali lo sembrano confermare. Ovviamente attendiamo, tra virgolette, una conferma anche dai dati micro, anche se lo scenario che ci si prospetta ha alcuni rischi sullo sfondo legati ad elementi di politica presenti in Europa e all'estero. Però ecco, è proprio questo che rende così importante la relazione fiduciaria tra il consulente e tra il consulente finanziario e il suo cliente. Ecco, questo è proprio l'elemento di quella relazione umana imprescindibile che può beneficiare comunque della tecnologia in un rapporto più efficace e più efficiente. Che però appunto sembra, almeno dicono così i nostri ospiti, non destinata a soppiantare il consulente in carne ed ossa. Grazie davvero per questo interessante faccia a faccia, entrambi gli ospiti. Andrea Pennacchia, direttore generale di WBank Private Investments, grazie, a prestissimo. Grazie, grazie a lei. Così come ringrazio il dottor Saverio Perissinotto, direttore generale Intesa San Paolo Private Banking. Aspettiamo presto. Grazie mille. E noi aspettiamo prestissimo tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici, perché subito dopo la pubblicità parleremo di collezionismo. A proposito di regole d'oro, quali sono quelle da seguire per riuscire a trasformare un hobby in un affare?